Allora, ciao a tutti e bentornati, naturalmente. Oggi parliamo di matrimoni omosessuali, o meglio, parliamo di quello che penso riguardo ai matrimoni, appunto, tra persone dello stesso sesso. Lo dico subito, io sono favorevole, o meglio, ritengo che un paese come il nostro, in questo momento, che non consente a due persone dello stesso sesso, che siano gay o che siano lesbiche, di sposarsi, sia un paese, da questo punto di vista, incivile. Dico subito anche un'altra cosa, perché qualcuno potrebbe dirmi, ma Ivan, perché ti interessi di questo? Io sono una persona eterosessuale, quindi in teoria potrei dire ma sì, ma a me che cosa me ne frega? E invece no, per due motivi. Primo, perché da cittadino di un paese che per altri versi è civile, ritengo di dover dire la mia. Secondo, perché, come molti di voi anche sanno, studio giurisprudenza, ho scelto nella vita di studiare il diritto per in futuro esercitare, se riuscirò, la professione dell'avvocato, quindi diciamo che il diritto delle persone mi sta particolarmente a cuore. E il diritto non dovrebbe conoscere differenze. Ma andiamo subito nel dettaglio, quindi questo era solo per introdurre. Molto spesso la ragione, peraltro infondata, a sostegno della tesi, riguardo diciamo, al fatto che non sia corretto, permettere a due persone omosessuali di sposarsi, è la seguente: ma tanto poi non possono avere figli. Benissimo, esistono tante coppie eterosessuali che non hanno figli. Non hanno figli per scelta, o non hanno figli perché non possono. Non possono o perché non possono permetterseli da un punto di vista economico, oppure perché sono impotenti. Eppure però nei confronti di quelle coppie eterosessuali non si dice ah, famiglia di serie B. Nei confronti invece delle coppie omosessuali si dice ah, meno male che non siete famiglia perché sareste una famiglia di serie B. È una cazzata. Scusate, oggi non sono molto diplomatico, ma ve l'ho detto quanto è importante il diritto per me e quanto ritengo che un paese civile dovrebbe riconoscere l'importanza di questo. Poi c'è un altro punto che molto spesso le persone che ritengono di dover ficcare il naso in queste cose che non gli competono, cioè dire ma a me che non piacciono le persone omosessuali, allora io ritengo di dover dire che loro non debbano sposarsi. Tu intanto non sei nessuno per dirlo, o meglio, nel momento in cui, chissà, forse sarà così un giorno, anche in Italia, come in altri paesi, sarà ammesso il matrimonio tra persone omosessuali, non sarà preclusa la possibilità alle persone come me, che sono eterosessuali, o come tanti di voi, di sposarsi. Semplicemente sarà invece riconosciuto un diritto a chi in questo momento non lo vede riconosciuto di potersi sposare. Quindi, in conclusione, questo è un video molto molto breve in cui volevo però esprimervi la mia opinione e, nonostante abbia usato un tono duro, mi piacerebbe qui sotto che ne parlassimo tutti insieme, con una piccola annotazione. Accetto anche opinioni contrastanti e vi spiego anche adesso perché, però invece segnalerò immediatamente eventuali commenti assolutamente cattivi, o nei miei confronti o nei confronti di chi commenterà. Fate attenzione perché nel caso in cui poi qualche commento fosse particolarmente pesante, o nei miei confronti o nei confronti di qualcuno che decide di commentare, provvederò poi a fare in modo che arrivi alle autorità. Quindi fate molta attenzione, solo questo. Ultima annotazione. Io accetto che cosa? Accetto che una persona mi dica: guarda Ivan, io nel mio intimo penso che due persone omosessuali non dovrebbero sposarsi. Questa è un'opinione. Io non la condivido, ma la posso accettare. Quello che non è accettabile, ma non perché sono io a non accettarlo, perché logicamente non è accettabile, è basare l'idea che due persone omosessuali non debbano sposarsi per i due motivi che ho specificato prima, perché sono cose illogiche. Sono cose illogiche perché, come per esempio sul discorso del fatto che le coppie omosessuali non potrebbero biologicamente avere figli, questo certo che è ovvio, ma tante persone eterosessuali non li hanno, quindi è un qualche cosa che non regge. In più, e qua poi chiudo il video, il motivo per il quale io posso accettare che una persona mi dica: guarda Ivan, a me io sono contro il matrimonio omosessuale, ma è una cosa che penso io, però se per qualche motivo poi in futuro venisse, diciamo, ci fosse, fosse attuata una riforma in modo tale da permettere il matrimonio omosessuale, io continuerei a pensarla in questo modo, cioè continuerei a essere contrario, però tuttavia non mi farebbe né caldo né freddo. Questo si può accettare perché per quanto uno possa non condividere l'opinione, io ad esempio non la condivido, l'opinione di chi a prescindere dice no ai matrimoni omosessuali, ma finché rimane un'opinione, tutti noi possiamo avere delle opinioni. Il problema è quando però nasce la cattiveria, il problema è quando
oltre alla cattiveria, si pretende, ci si sente un po' troppo importanti e si pretende di avere la verità in tasca e di dire no, è giusto in realtà che non ci siano dei matrimoni omosessuali per questi, questi, questi e questi altri motivi. Allora, per il semplice fatto che, poi qua chiudo veramente, nell'eventualità che in futuro il matrimonio omosessuale sia ammesso nel nostro paese, il fatto che questo possa accadere comunque sia non potrà precludere i matrimoni eterosessuali. Di conseguenza, all'atto pratico non ci sarà assolutamente, e ripeto assolutamente, alcun effetto negativo per le persone eterosessuali. Di conseguenza non c'è nessun motivo per doversi accanire con un'eventuale riforma volta a consentire i matrimoni omosessuali, perché di fatto uno può continuare a non essere d'accordo, ma all'atto pratico, visto che non gli verrebbe preclusa la possibilità di sposare una donna, forse è meglio che stia zitto. Fatemi sapere comunque che cosa ne pensate. Ciao a tutti!